Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crystal Cross Gaming con di nuovo Fabrizio, l'anagrafe bro, con una nuova serie di partite su Peggle che, se non sbaglio, questo è il quarto torneo, giusto? Sì, è l'ultima l'ha vinta lui. Io non mi ricordo comunque come si gioca, quindi adesso vedremo. Le premesse sono ottime, sì, ok. Sì. Vabbè, l'altra volta non erano meglio. Continuano a essere buone le premesse. Ok, andiamo con il quarto. L'ultima volta l'aveva vinta lui, proprio grandemente. L'ultima partita? Sì, l'ultima partita che abbiamo fatto l'avevi vinta tu. Ma di brutto poi. Ok, allora, come puoi ben vedere, ecco, ho sbloccato ulteriori personaggi. Non tutti, non me ne andava. Però ora ci abbiamo due in più. No? Abbiamo il girasole e la zucca. No. Tema vegetale. Sì, vegetali di vario genere, sì. Va bene, andiamo. No, perché questa cosa? Ops, devo fare casuale. E vabbè. E che hai scelto? Niente, però vabbè, era comunque casuale perché la scelta non era voluta. Tocca a te. Quindi c'ho il castoro? C'è il castoro, sì. Okay. Guarda, c'è il verde giusto là per fare il multipalla proprio immediato. Multipalla, so, monopalla, male sì. Male. Questo è multipalla. Multipalla bene. Questo non due, bensì di più. Ma guarda, rimbalza e va dritto qua, secondo me. Che si incastra fra arancione e blu. Che t'ho detto? Andavo solo all'altra parte. Bah, meglio di una zambata nel culo. Dato che ci siamo, io tenterò il colpo gobbo. Colpo cammello. Insomma, alla fine però c'è andato di là, proprio con amore. Dove andà? No, voglio il verde. Pim! La cosa più inutile forse di tutto il mondo. Ecco, mo però... così. No, hai fatto sicuramente la scelta migliore. Sì, un'ottima scelta, sì. Ottima scelta. Ti va il modo? Questa partita la chiamerò Oxford. Il copo cammello. Questo viola ce l'hai tu, mannaggia santa. È il primo che prendo. Eh? È il primo che prendo. In questa partita. Sì. Sto miseramente fallendo. Comunque non stai a fare niente, cioè, per migliorare la situazione. Mi stai pitando qualcuno. No, avrei dovuto. Gesù che fa? Niente. Opla! Molto Arcunosh! Questo è il culo che mi ricordavo, no? Allora, per metà era voluto, però non speravo di prenderci, insomma. Senti, allora, io faccio sto meno 25 della vita, però. No, dopo ti lascio la festa estrema, però. Se magari mi riuscisse il colpo. C'è un bel rosso là che ho, che ondeggia. Vabbè, però qua ci sta il colpo cammello. Ci sta troppo bello. Va bene, va bene. No. Facciamo entrambi. No. 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 E entra almeno. No, se andava a prendere il rosso con un rimbalzo così. Mobi tutto. Viene giù anche. Che cosa? Niente. Il mondo. Sì, però non la vedo bene. Senti, io ci provo, ma cioè, perché è impossibile. Vabbè, potrei provare così. Oh no! Dio! Mamma mia, ragazzi. Posso continuare per un anno. Non voglio vedere solo Pitu, però. Ma non è così semplice. Però. Però volendo. No, non posso. Niente. Cioè, che faccio? È l'unica a rimbalzare su altri. Tipo così, però. Cioè. Questo però c'ha lo spigolo particolato.
Spigoli particolati. Si chiamerà così questa puntata, ho deciso. Molto bene. Io dovrei andare da un oculista. E mo ce n'ho un'altra, però questa è il meno 25 sicuro. Dai, magari fai festa estrema con 5.000. Grazie, tu dici mi può anche andare bene. Sì. Sono scherzi peggiori della vita. Sì. Che ti fa? Che ti guarda? Io... pure il tiro lungo. No! Mio Dio, ma la seconda volta su! E niente. Ecco, sei in giga vantaggio tu. No, giga vantaggio no, però. Quante ne? 15.000 lì. 17.000. Sì. Ok, adesso vediamo di fare casuale veramente. Vai, ecco, stavolta il castoro ce l'ho io. Tu c'hai l'unicorno. Il potere del castolo del castolo è multipalla. Multiparra, quindi. Sì, il potere del castolo è multiparra. Okay. E il potere dell'unicorno è la iperguida del Millennium Falcon. Ah, che sì. Figo. Quello è troppo figo. Perché il suonaccio stile chitarra elettrica sintoso? Perché nella vita bisogna anche avere un po' di stile ogni tanto. Ah, tu dritto per dritto. Dimmi una cosa che abbia meno senso ancora. C'è tempo, bro, tranquillo. Ok. Io non ne la faccio, però lo farò comunque. Io sento che devo. Anche perché se tiro sul verde poi che fa Gesù? Ah, 6.840. Poteva andare un sacco peggio. Io però ci sto a rifà, quindi. No. Tu comunque mo diventi famoso per le pale doppie inutili. Anche la scorsa volta. Sì. Cioè 1620 con due palle. Cioè chi con una palla ha fatto molto più casino di te. Tipo Hitler. Esatto. È proprio lui. Esattamente. Ah, Jesus. Vabbè, se non altro stiamo elevando culturalmente il pubblico. Hitler aveva una palla sola. Vabbè, poi questo è quello che si dice, ma magari non è che. Ah, dice che sono voci di corridoio? Non lo so. Voci di corridoni anche. Voci di corridoio, voci di corridori anche, gente che corre qua sotto passa e ti dice "Hitler c'è una palla". Sfoggiamo. Allora, non senso che quello solo senso sta un po' andando fuori controllo. Andiamo. Basta. Vabbè. A febbraio. Un po' reggae? Ma guarda i tiri senza senso, mannaggia la miseria. Fa flip. Vabbè, però. Però si nasconde un filo troppo, insomma. Che devo fare? Niente. È meglio di una zambata. Era meglio una zambata. Oh, io mo. Dritto per dritto. Io. Ma come? Ma te lo chiede, io mo nel senso di yogurt? Tanto è meno 25 uguale, mannaggia santa, guarda. Io cercavo di continuare con nonsense, però non mi ricorda. Ero troppo concentrato sul vedere le piroette della mia palla per alla fine fare meno 25. Dai, apra la gioia. Mannaggia, volevo mandare là io. Scusa. Ecco, tiro lungo l'ho fatto, no? Mi sono accorto. Senti, io ti devo recuperare. Veramente sono... brutti, Pier. Sì, bruttissimi, brutti. Però nonostante questo stai vincendo, io ti devo recuperare. E lo farò con un colpo di classe, così.
un colpo di clacson, cioè scende. Sì. Ok. No, no, ma. No, no, ma. I miei colpi di clacson sono sempre un sacco efficaci, devo dire. No. Vabbè. Porca miseria, 16.000. No, perché? Senti, allora, c'ha un computo dei punti sto gioco che io non capisco. Partiamo da sto presupposto. Io tiro per prendere una cosa e mi trovo 1.000 punti quando me ne aspetto 18.000. E me ne trovo 16.000 quando me ne aspetto 200. Cioè, prenditela con lui. Col gioco? Sì. Computo dei punti improbabile? Sì. Vabbè, ma tu vuoi male, Ciccio, eh? Come ci arriviamo, se no? Tutti, poi soprattutto è bellissimo sentire. Beh, perché la preoccupazione più grande di tutto questo discorso sono gli errori grammaticali, vero? Non le voci di Corridonia, Hitler con una palla sola. La voce di Corridonia con ba... Senti, allora, qua... è un pianto amaro, comunque ci si muova qui. Qua bisogna fare la finesse. Sì. Bisogna fare la finestra? Sì. Ok. Lo devo smettere. Che era un modo per dire continuerò. Fine. Sì. Ah, proprio ho finito col meno 25 e così. Sì, però sei ancora più in vantaggio di prima. Ancona è più in vantaggio di prima. Sì. Potevo di Corridonia. Spegni tutto. Devi spegni. Allora, io vado diretto così. Dai. Deve essere. Eccolo. Io c'ho sempre tipo le situazioni quelle. Ma perché c'ho gli. Qual è il girasole? Colpo segreto del girasole? Fa esplodere, cioè, dei fiori che. Quelli rossi vicino alla palluccia verde. Se tu scendi piano, magari mi fai tutta la sfilara di blu. Io ti voglio un sacco bene. E non contento, finisce nel cesto. Mi pare giusto. Soltanto 14.000. Ci siamo sbagliati. Porco Diaz, ci siamo sbagliati un'altra volta. No! Ho fatto il tiro bello per te. Sì. È ufficiale. E coglioni la vita. E adesso devi ritirare. Ma perché quando faccio i tiri belli ho sempre poi alla fine? Ma soprattutto perché non leggo lì sopra io? Ne siamo due. Viola sta un sacco fuori da... Beh, non me ne frega niente, io gli tiro. Ah, è deciso? Eccolo. Dai. Cioè, questa era voluta, Ciccio, eh? Era volutissima. Cioè la palombella così. La palombella netta proprio a manico come non ci fosse un tomorrow. C'ho gigabyte di sconforto. Eccolo là. Gigabyte di sconforto. E quindi, cioè, sei sempre sopra perché ti ho fatto il tiro bello. Sì, no, ma mi sa che c'ho un tiro in più. Cioè, nel senso che adesso tu tirerai e saremo a pari di palle. Mi pare. Non ne sono sicuro. Mi palle. Vai. Ah, appigliate un altro. Ecco, magari. Grazie. La pillola. Grazie. Sì, mi sta intrippando sta cosa. Dobbiamo mettere della musica. Arca. No, vabbè, ma su. Io miravo a fare proprio quello, ma ovviamente ho mancato di un millesimo di millimetro. Io faccio. No. No, vabbè, ma non è possibile. Fottutissimo culo. Che devo fare? Sembra che la palombella era voluta. Do coio, insomma. Alla casa, da Verdi Langiano. Colpo cammello? Non lo so come fa.
Ah! Ma ti rendi conto? Vabbè, io lo faccio, non me ne frega, tanto finisce. Cioè, quindi mo io dovrei fare veramente mia, il colpo segreto del drago nascente. Male. Però no, no, questo non ci va a finire qua, ci. Non ci va a finire mai nella vita. Dovrò fare qualcos'altro? Sì. Io... fare o non fare? Non c'è problema. Non c'è problema. No! Figlio di una zoccola! Figlio della merda. Dai. Sì, quanti cazzo di punti ho perso? Non dimmi due tiri. No, vabbè, vabbè. Mannaggia la miseria maledetta. Ecco, facciamo a posto. Visto? Una schifezza fuori misura proprio. Sì, un sacco, però hai vinto. Che partita era questa? La terza? Sì, guarda, vittorie 3. Tutte e tre l'hai vinte proprio. Ma quindi nel totale stiamo? Due pari. Due pari. Proprio lacrimuccia. Va bene. Insomma, partita notevolissima. Cioè, qua, cioè abbiamo dal punto fatto di vista sicuramente cazzate, dal punto di vista sì, di cazzate, un io sacco più di nonsense che punti. Ok. No, no, ma per me è meglio. Dipende dai punti. Vabbè, sì, beh, ragazzi, quarta partita, quarto mini torneo tra me e Bra. Vince di nuovo lui e quindi siamo pari 2-2. Al prossimo mi rifarò tremendamente proprio a manico. Dovrei passare sul mio catetere. Alla prossima, ma proprio ciao. Ciao.